serie in cui tu non sei il protagonista. Come mai questa scelta? In realtà per provare a sperimentare una roba, nel senso che io avevo voglia di provare a fare una cosa un po' diversa e di soprattutto di provare a raccontare una storia che fosse di finzione, che non fosse autobiografica, e l'unico modo per farlo era quello di non essere io il protagonista e di usare altri personaggi per poter poi in qualche modo farli muovere in un racconto di fantasia. Poi in verità questa cosa mi è riuscita e non mi è riuscita, nel senso che tutti i limiti di questa cosa qua, del fatto che io poi non sono tanto capace a raccontare delle cose in cui non sono il protagonista, ha fatto sì che io sublimassi il mio personaggio dentro al mio quartiere, quindi in realtà la parte di autobiografia che di solito metto nei fumetti l'ho riversata nella parte di descrizione del mio quartiere, che è molto più grossa che negli altri libri. Polpo alla gola era un noir declinato alla Zero Calcare, ma sempre mantenendo un forte appeal autobiografico. Ora arrivano gli zombie e le storie di genere. Cosa dobbiamo aspettarci sullo Zero Calcare del futuro? In realtà tutti questi libri qua, per me, questa cosa sembra una cazzata se la dico così, ma in realtà io ci credo un sacco, sono tutti delle specie di banchi di prova, in realtà, di un percorso per arrivare a un libro che in verità io sto facendo, su cui sto lavorando da prima di 12, e che però è un libro molto impegnativo, con una gestazione molto difficile, che comprende un po' tutti gli elementi dei libri precedenti. In realtà è una storia autobiografica, però in cui non sono l'unico protagonista, perché parla di un pezzo della mia famiglia anche, ed è una cosa che sta avendo una gestazione molto lunga, perché c'è bisogno di molte delicatezze nel capire cosa raccontare, cosa non raccontare, in quale forma strutturare la narrazione. E io questa cosa l'ho come se l'avessi in qualche modo scorporata dentro i libri che ho fatto prima, per provare a prendere un po' le misure di come si racconta una storia, eccetera, e poi spero che questa cosa mi aiuti per quest'altro libro qua, insomma, che dovrebbe comprendere un po' tutti questi elementi. Il tutto si svolge a Rebibbia, il quartiere dove vivi. Pensi che riusciresti mai a immaginare una storia ambientata altrove? No, no, nel senso che io sostanzialmente la mia vita l'ho passata a Rebibbia, e da quando sono nato, insomma, più o meno tra una cosa e l'altra sono sempre cresciuto a Rebibbia, ci ho sempre abitato, eccetera, e i posti che ho frequentato da quando ho l'età della ragione, sostanzialmente da quando ho 15-16 anni, eccetera, sono sempre stati soltanto gli spazi occupati. Quindi io le cose che racconto e gli spazi che so raccontare sono questi qua. Dovessi immaginare una roba diventata un Mestre, non saprei neanche da dove cominciare, insomma. A proposito di spazi sociali, i centri sociali tornano sempre nelle tue storie, perché fanno parte poi di quello che è il tuo mondo. Cosa ti hanno dato, come ti hanno ispirato nei tuoi lavori rispetto ad altri contesti di vita che vivi e hai vissuto? In realtà non so se mi hanno ispirato nello specifico rispetto alle tematiche dei lavori o cose del genere. Sicuramente per 10 anni sì, nel senso che ho fatto tutti i fumetti che in qualche modo erano tutti interni al circuito degli spazi occupati e che sono stati sempre usati per campagne piuttosto che per iniziative, eccetera. Rispetto alle cose ultime, non so se mi hanno ispirato tanto su una questione di tematica. Sicuramente mi hanno influenzato tantissimo dal punto di vista dei linguaggi, nel senso che penso che ci sono mille cose che si imparano dentro alle scuole di sceneggiatura, anche molto su cui io probabilmente dovrei studiare, perché poi ho tantissime lacune da quel punto di vista, però attraversare gli spazi occupati e produrre anche della roba all'interno degli spazi occupati in termini di locandine, piuttosto che fumetti, piuttosto che immagini, comunicazione di qualsiasi tipo, è una roba che è proprio una palestra rispetto a tutta una riflessione su come si rappresentano le persone, su come si rappresentano gli stereotipi, su come non si rappresentano gli stereotipi. Quello a cui penso spesso, perché è quello un po' più macroscopico, sono un po' le questioni di genere che all'interno di una... se uno sa come viene prodotta una locandina all'interno di un'assemblea e in qualche modo che viene discussa, vengono espressi punti di vista diversi, di mettere diverse sensibilità d'accordo. Insomma, è tutta una roba che in qualche modo è una riflessione che fai a monte dell'immagine che produci, anche penso al fatto di
rappresentare nell'ambito di una situazione anche di piazza. Quelle che mi tornano un po' più spesso in mente sono le situazioni di piazza, anche magari di conflitto, in cui comunque rappresentare sempre non lo stereotipo del maschio che tira sassi e della donna che sorride, ma cercare di sovvertire un po' questa roba qua, eccetera. E penso che questa roba ha in qualche modo influenzato poi tutti i fumetti che ho fatto, anche quelli che non hanno una matrice politica, insomma. E, diciamo che sicuramente è quella l'influenza più grossa. Gli altri ambiti poi della mia vita mi hanno influenzato nella misura in cui poi raccontando della mia vita quotidiana racconto del mio lavoro piuttosto che di altre cose, però insomma non è che hanno avuto questo peso qua. Cosa sarà su di te? E non ti invitare mai. Loro sono organizzati. Tu difenderti dovrai. Abbattere il mio potere, le strade, il combattimento.